ragazzi, un saluto a tutto da Gianluca Attanasio e dal mio amico Capitano America. Non voglio essere ripetitivo, ma devo recensire questo mouse veramente fantastico della Victop in vendita su Amazon.it ad un prezzo in offerta veramente strepitoso. Siamo sotto i 30 euro per un prodotto che costa a prezzo pieno oltre i 51 euro. Un mouse particolare indicato per i videogiocatori e dà una serie di feature davvero incredibili, come la possibilità di poter funzionare con un DPI da 800 a 4800, quindi una velocità variabile che si regola con dei semplici tocchi e con dei messaggi luminosi molto chiari. Ma andiamo a fare l'unboxing di questo mouse che è davvero davvero molto bello. Chiedo un attimo a Capitano America di spostarsi un pochettino. Ecco la scatola, ottima come regalo, bellissima, fantastica, veramente incredibile. Ha tutte le spiegazioni del caso in inglese. Io già l'ho utilizzato un pochettino, l'ho testato sul mio MacBook Air, devo dire la verità, veramente molto intuitivo, veramente molto bello, veramente molto luminoso. Ho lasciato le luci un pochettino soffuse per farvi rendere conto del tipo di prodotto di cui stiamo parlando. Apriamo la scatola e all'interno noi troviamo il nostro bellissimo mouse, che ammetto, la scatola è un pochettino dura da aprire, ma una volta aperta, ecco qua questo splendido mouse con questo grip abbastanza gommoso, dietro il logo della casa produttrice. Lateralmente ci sono i bottoni programmabili, i tasti di scroll avanti e dietro. Abbiamo la possibilità di collegare direttamente a 2,4 GHz questo mouse ad un computer, ad un laptop, un portatile. Si inserisce direttamente qua dentro, va scomparsa, quindi lo potete portare direttamente in giro. All'interno abbiamo una batteria, da una batteria stilo che già ho inserito, in questo caso è una batteria ricaricabile. Sotto varie opzioni di accensione, sembra davvero un'astronave. I tasti per la regolazione del DPI, della velocità di DPI per passare da 1 a 5, poi vi spiegherò come funziona, ma andiamo a vedere la fattura di questo prodotto, che è veramente comodo da tenere in mano. Guardate qui, veramente fantastico, eccezionale. Anche l'utilizzo della rotellina e lo scroll per mandare su e giù è veramente comodo, mi ricorda la ruota di una motocicletta da corsa o di quelle motociclette dei cartoni animati un pochettino avveniristici. Ma questo mouse ha tutto l'aspetto di qualcosa di veramente diciamo spaziale. Ecco, allora andiamo ad accendere il nostro mouse, tiriamo fuori la nostra chiavetta, spostiamo le nostre scatole, anche Capitano America, mettiamo qui direttamente il nostro MacBook Air direttamente sulla pagina di Victop. Ecco qua. Allora, noi abbiamo la nostra chiavetta che abbiamo tolto da qui sotto, la inseriamo direttamente nel nostro MacBook Air. Il sistema è pronto a partire, procuriamoci un tappetino, eccolo qua pronto all'uso. Abbiamo il nostro tappetino, accendiamo direttamente il mouse. Ricordo che ci sono varie opzioni di accensione, on sopra senza l'illuminazione, noi andiamo a mettere anche l'illuminazione. Ecco qua, vedete, sopra la luce lampeggiante. Vi dico subito che la velocità del mouse ci chiede ovviamente anche di settare il nostro bellissimo prodotto. Andiamo avanti. Allora, identifico la tastiera. Sì. Ok, va bene. Già è stato visto, guardate la freccia, si ingrandisce quando lo muovete. Allora, vi spiego subito. Dietro bellissimo il logo che si illumina con questa splendida doppia ascia, mi dà l'idea di una doppia ascia o della testa di un animale. Allora, la velocità dei DPI si regola in questo modo. Allora, mettiamola tutta a zero, allora torniamo tutti indietro, ecco qua. Allora, il mouse in questo caso, vedete la freccetta, dovrebbe andare un pochettino più a rilento. Allora, se noi vogliamo aumentare i DPI, se clicco avanti lampeggerà due volte il contorno della rotellina, guardate, 1, 2, lampeggia di viola perché ci dice che è passata da 800 a 1200 DPI, quindi alla fase numero 2. Se clicchiamo ancora lo passiamo a 1600, quindi passiamo alla fase 3, 1, 2, 3 e così via. Passiamo a, ovviamente aumenta un pochettino la velocità
del mouse di reazione sul nostro computer, vedete? Allora andiamo ancora ad aumentare. 1, 2, 3, 4, quindi siamo passati alla fase 4, quindi siamo andati a 2000 dpi, 5, 1, 2, 3, 4, 5, siamo passati a 4800 dpi, quindi estremamente veloce. Vedete, si ingrandisce anche la freccia, carinissima questa opzione, poi ritorna piccola. Ma cosa dire? Questo mouse è bellissimo al tatto, è fantastico, vale tutti i soldi spesi, precisissimo, veramente immediato l'utilizzo, illuminatissimo, bellissimo, la possibilità di muovere lo scrollavano indietro, la velocità dei DPI, questo simpatico ingrandimento della freccia che dà un certo effetto, ma io quello che voglio dire per me è la precisione. La lunga durata delle batterie, quindi poco consumo di energia per un prodotto per videogamer e quindi utilizzabilissimo con i nostri videogiochi sul personal computer, sul notebook. Io utilizzo il personal computer per giocare ai giochi un pochettino più tipo sparatutto, che comunque richiedono un mouse comunque di una certa validità. Questo ha una certa inclinazione che consente anche di riposare la mano. Vedete, è fatto in questo modo qua. Tende un pochettino a scendere, ve lo faccio vedere meglio. Vedete? Quindi ha questo poggiapollice che è molto comodo, ci dà la possibilità di poter utilizzare questi tasti laterali. Bellissima l'illuminazione laterale, quindi questo logo, come dicevo. Cosa dire? Io consiglio questo prodotto in particolare ora che è sconto a 26,99, davvero un prezzo eccezionale su Amazon.it da Victop. Viene spedito direttamente da Amazon con spedizione Prime. Per chi è abbonato, sappiamo benissimo che ci si può abbonare ad Amazon per avere la spedizione gratis, quindi questa è un'ottima cosa. Quindi io vi lascio con Victop, parliamo di un gaming mouse con DPI regolabile, variabile e quant'altro. Da Gianluca Attanasio e da Capitan America un saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Spero di meritare un vostro like sulla mia pagina. Vi saluto ragazzi, continuate a seguirmi.